Buongiorno, io sono la dottoressa Federica Piana, psicologa e psicoterapeuta ad approccio umanistico integrato. Se sei interessato ai temi della crescita personale e della psicologia, iscriviti subito a questo mio canale YouTube. Sono anche l'autrice dell'ebook Le 5 ferite emotive primarie, ritrova il tuo benessere imparando a capirle e a guarirle, che puoi scaricare gratuitamente dalla home page del mio sito. Ti metto qua sotto nel box informazioni il riferimento. Nel video di oggi parliamo di relazioni tra genitori e figli. Iniziamo. La relazione tra genitori e figli è una delle dimensioni relazionali più significative insieme a quella di coppia. La genitorialità è davvero un'esperienza di enorme portata che investe la maggior parte della vita. Genitori non si nasce ma si diventa, anzi a me piace veicolare questo concetto in particolare. I genitori nascono insieme ai figli, poiché durante la gravidanza si attiva un processo, quindi un vero e proprio percorso che cattura potentemente la sfera interiore dei futuri, dei neogenitori, accompagnandoli in questo tempo che non si conclude, che non si esaurisce con il parto, ma si estende ben oltre negli anni. Dal concepimento in poi, gli adulti iniziano a sviluppare quelle facoltà che li conducono a un ruolo del tutto nuovo, poliedrico, complesso, che è proprio l'essere genitori. In questo video non mi voglio soffermare sui problemi specifici delle prime fasi della genitorialità o sulle problematiche ad esordio nel puerperio, cioè l'immediato periodo che segue il parto, problematiche che sono date da un insieme di fattori interni ed ambientali come i cosiddetti baby blues fino alle vere e proprie depressioni postpartum nei loro sintomi e manifestazioni più o meno gravi. Il mio intento in questo video è offrirti una panoramica semplice e concisa, ma comunque interessante, su quei punti centrali all'interno delle relazioni tra genitori e figli che si ritrovano in tutti i contesti familiari, in una fase piuttosto che in un'altra dello sviluppo, quindi del percorso di crescita per l'appunto dei figli. Se ripensi alla vignetta della famiglia del Mulino Bianco, dove genitori e figli condividono in un modo impeccabile e quasi etereo ogni momento della loro giornata, dalla colazione alla sera, puoi renderti conto che questa altro non è che un'immagine popolare pericolosa veicolata dalla televisione. È uno stereotipo, quindi una visione iper semplificata della vita familiare che taglia fuori e ignora completamente molte sfaccettature della convivenza, no? Fra i vari membri della famiglia, come i conflitti, le diversità, i silenzi, le incomprensioni, i paradossi e quant'altro. È uno stereotipo fuorviante che spinge anche in modo subdolo, anche in modo inconsapevole, i genitori in quella direzione e quindi li induce a creare un'immagine illusoria e fatua della famiglia. È una specie di mito ancora diffuso, ma che deve avere fine, perché altrimenti ne derivano poi frustrazioni, inadeguatezze e un senso di fallimento veramente molto angosciante. Veniamo adesso ai 6 spunti pratici di riflessione da sperimentare per creare e mantenere un clima costruttivo all'interno della famiglia. Il primo punto su cui voglio portare la tua attenzione è il fare gioco di squadra tra i genitori.
La comunicazione è fondamentale, è imprescindibile. Partiamo dal presupposto che è impossibile non comunicare, come ci ricordano i ben noti studi della scuola statunitense di Palo Alto. Ogni gesto, ogni atto o omissione può avere un significato comunicativo. Ricordati che la comunicazione ha il formidabile potere di plasmare la realtà della relazione. Perciò, quando la comunicazione tra i genitori, la loro intesa e unione sono piuttosto buone, questo va a diffondere un clima positivo e stabile, crea un terreno solido dove la vita familiare può edificarsi, e questo terreno vale molto di più di mille parole magari confusionarie spese con i figli. I genitori che prendono accordi sulle strategie educative si sentono più sicuri, si sentono uniti, e questo va a dare di riflesso sicurezza ai figli, i quali vedono nei genitori un fronte comune, un'alleanza compatta in grado di fornire risposte ai loro diversi bisogni, di confortarli e guidarli in base alle necessità. Per poter essere uniti e solidi davanti ai figli, i genitori devono perciò prendersi degli spazi, dei tempi per stare insieme e condividere i reciproci punti di vista, i dubbi, esporre le loro proposte, confrontarsi insomma sui vari avvenimenti e le prospettive anche future. Il secondo punto è stabilire un'adeguata distanza relazionale. I genitori non sono gli amici e compagni di scuola dei figli, hanno una posizione diversa nella vita dei figli, cioè hanno dei ruoli educativi, pedagogici, di guida. E questo concetto non vuole affatto osannare quello stile autoritario onnipresente insomma nelle famiglie fino ad alcuni decenni fa, fino a un ventennio fa, per cui i genitori si ponevano in vetta a questa gerarchia, utilizzavano il loro ruolo per esercitare potere e controllo sui figli, decidendo di ogni aspetto della loro vita, dalle frequentazioni con gli amici, allo sport, alla scuola, agli interessi, fino al lavoro, e persino ad avere un'ingerenza sulla scelta dei partner. Questa modalità tirannica sottoponeva i figli a pressioni schiaccianti e ad aspettative che non potevano essere disattese, pena forti conflitti, scismi familiari e anche la condanna dei figli, no? L'etichettatura di inadeguati. Nello stile autoritario la distanza tra genitori e figli è estremizzata, è incolmabile e non c'è alcuno spazio per il dialogo. La distanza relazionale tra genitori e figli può essere modulata in vari modi. Quello che conta è che entrambi i protagonisti della relazione, quindi genitori e figli, abbiano una loro voce e una loro volontà. Quindi tutte hanno la stessa dignità. La differenza sta nel fatto che i genitori hanno delle precise responsabilità nei confronti dei figli e che per quanto possano essere amichevoli, non amici, giocosi, giovanili, aperti alla contemporaneità, devono rimanere figure di riferimento stabili. È vero che i genitori non sono gli unici adulti ad avere un'influenza nella vita dei figli, ci sono gli insegnanti e altri membri adulti proprio dentro alla famiglia. Tuttavia, ogni adulto ha un suo ruolo e una sua specificità che non va confusa con le altre e che quindi va valorizzata nella sua peculiarità. Un terzo aspetto sono le poche ma chiare regole. Dare poche ma chiare regole consente ai figli di comportarsi in modo da rispettarle, quindi consente loro di tenere un comportamento adeguato più facilmente di quando non hanno davanti regole chiare e nette, ma solo indicazioni, ammonimenti e rimproveri estemporanei quando accade qualcosa che è disapprovato dai genitori.
genitori. Le poche ma chiare regole forniscono una cornice di riferimento precisa entro la quale i figli possono muoversi, poiché i confini di questa cornice sono chiaramente riconoscibili. Infatti, in questo caso i figli sanno esattamente cosa è possibile sia fare che chiedere e che cosa non è possibile, non è consentito né chiedere né fare, quindi hanno un preciso quadro di riferimento stabile. È utile in linea generale comunicare le regole ai bambini e negoziare le regole con gli adolescenti. Nel primo caso i genitori devono porsi come una guida ferma, netta, per offrire delle basi educative solide, no? ai più piccoli che si affacciano ora alla vita. Nel secondo caso occorre creare un dialogo, un'occasione per scambiarsi idee e ascoltare i reciproci bisogni per mediare dov'è possibile le aspettative di genitori e figli. Infatti questi da adolescenti, se si sentono costretti o peggio aggrediti da un'autorità genitoriale che in qualche modo cala dall'alto, per così dire, tendono a mettersi in reazione difensiva e quindi diventano ribelli, oppositivi e possono anche attuare dei comportamenti a rischio. Il compito dei genitori con i figli di qualunque età è sostanzialmente quello di aiutarli a imparare dalle esperienze negative, dagli errori, senza farglieli vivere come mortificazioni o umiliazioni, ma come occasioni di crescita e di apprendimento. Oh, un altro punto importante che voglio passarti in questo video è adeguarsi all'età dei figli. È una cosa frequente per alcuni genitori considerare i loro figli come dei piccoli adulti, con l'intento positivo, insomma, di responsabilizzare adeguatamente i propri figli. Molti genitori comunicano con i figli come sono soliti fare fra di loro adulti, semplicemente modificando qualche piccolo aspetto di forma che però non cambia la sostanza della comunicazione. Non è utile rivolgersi ai figli, soprattutto se piccoli, no? Bambini e preadolescenti, come se fossero degli adulti in miniatura, né viceversa parlare a un adolescente come se fosse un bambino di 5 anni. Il suggerimento quindi per i genitori è di riconoscere in un modo onesto, limpido, l'età effettiva dei figli per poter calibrare sul livello di sviluppo di ognuno di loro la comunicazione nel suo insieme. Quindi dare le giuste regole, come abbiamo detto poc'anzi, poche ma chiare, avere aspettative realistiche, adeguate e, cosa fondamentale su cui insisto tanto nelle relazioni, è sintonizzarsi in modo amorevole sui bisogni, le risorse e le capacità dei loro figli. Un elemento imprescindibile è il limitare le punizioni. Ecco, questo è un aspetto importante poiché si parla dello spinoso ambito della disciplina. Come porsi, come muoversi per insegnare in un modo sano la disciplina ai propri figli? Questa è una delle domande che sento frequentemente, che mi vengono rivolte davvero frequentemente. È molto più saggio limitare le punizioni che distribuirle in un modo indiscriminato, dico io. E cosa fondamentale, è saggio rinforzare i comportamenti positivi dei figli. Infatti, quello a cui viene data una grossa quota di attenzione, sia un qualcosa di positivo che di negativo, tende ad acquisire importanza. Perciò un'azione positiva rinforzata verrà ripetuta e se ne gioveranno sia i figli che i genitori.
un'azione negativa che possa essere rischiosa, irrispettosa, rinforzata, verrà anch'essa ripetuta con più probabilità da parte dei figli come opportunità per loro di affermarsi, di fare valere la loro volontà, magari non sempre poi avendone dei benefici, non sempre giovandosene. Tornando alle punizioni, è utile limitarle, poiché le punizioni sanzionano, vietano soltanto il comportamento sbagliato, ma hanno il grande svantaggio di non indicare la retta via, cioè l'alternativa più sana e funzionale, quella desiderata. Quindi le punizioni hanno il difetto di non insegnare ai figli comportamenti sani e costruttivi. Questo va a spiegare il motivo per cui, di fronte a un eccesso di punizioni e in assenza di alternative più sane, i figli non sanno bene che cosa fare, quindi si disorientano e possono reagire in un modo ostinato e oppositivo. E l'ultimo punto, se non mi sbaglio, sì, di questo piccolo vademecum, non esauriente, però utile, è, almeno lo spero, è il no alle reazioni emotive impulsive. Questo è un altro tasto dolente per parecchi genitori, ma in verità per moltissime persone, e non è affatto facile per i genitori che magari si dividono tra mille impegni, tra casa, famiglia, lavoro, quindi neanche per i genitori più pacati e comprensivi sottrarsi alla trappola dell'emotività, quindi scampare alla reazione emotiva immediata, quella a caldo, che scatta spesso per lo sconcerto, no? Lo shock quasi, e la frustrazione che suscitano alcuni comportamenti dei figli. Se eliminare non lo credo possibile, quantomeno però è possibile ridurre gli scoppi atomici emozionali in famiglia, e a tal scopo quindi il mio suggerimento è prendersi del tempo per comprendere che cosa davvero sta succedendo nelle menti e nei cuori dei figli, quali emozioni, paure, desideri, dubbi, esperienze avverse o positive, quali aspettative o difficoltà stanno vivendo in un dato periodo. Questo è sempre tempo di qualità, perché è tempo assolutamente ben speso, e porta i genitori a sintonizzarsi emotivamente con i figli, quindi a mettersi sulla medesima frequenza, così da saper rispondere in un modo flessibile ai loro bisogni e a capirsi nel dialogo. Altrimenti è facile veramente fare scivoloni e pasticci che poi sono seguiti inevitabilmente da magoni, pentimenti e sensi di colpa da parte dei genitori, proprio per aver agito male in un modo irrazionale e impulsivo. Io per oggi mi fermo qui, spero che questo vademecum, per quanto introduttivo, sia utile per te, ti dia degli spunti di riflessione. Se il video ti è piaciuto, allora lasciami un like di supporto, commenta con la tua esperienza, iscriviti al canale e fallo conoscere ad altre persone interessate ai temi che tratto. Ti chiedo anche di seguirmi sui miei altri canali social. Su Facebook mi trovi come dottoressa Federica Piana, mentre su Instagram come Federica Piana Psi. Vieni anche a trovarmi sul mio sito web personale www.federicapianapsicologa.it per saperne di più su di me e su come posso aiutarti. Se poi vuoi metterti in contatto diretto con me, scrivimi un'email a studio.pianafederica@yahoo.it. Io ti ringrazio davvero moltissimo per la tua attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video.